27 minuti dopo le ore 16 è arrivato il momento dell'intervista speciale per un ospite di qualità. Infatti diamo il benvenuto al direttore generale della ZP Cerno, Vincenzo Greco. Benvenuto direttore ai nostri microfoni. Buonasera, buonasera, un saluto a voi. Dunque, parliamo un po' dell'ultimo evento che ha segnato la sua squadra, quello del completamento dei lavori di ristrutturazione del Donato Curcio. Finalmente il Picerno torna a casa. Quanto è soddisfatto di questi lavori e se secondo lei questo potrebbe essere un'arma in più per il finale di campionato? Sì, non vedevamo l'ora di ritornare a casa, perché per due anni, per due campionati interi quasi siamo stati fuori da Picerno. Abbiamo, come tutti quanti sanno, disputato il campionato di Lega Pro allo stadio Viviani di Potenza, e approfitto per ringraziare ancora nuovamente la società Potenza Calcio e l'amministrazione comunale di Potenza che ci hanno ospitato. E poi quest'anno abbiamo un po', ci siamo un po', come dire, spostati, abbiamo iniziato da Massico Vetere, poi Tito, poi San Gregorio Magno, per ritornare a Massico Vetere, per ritornare a Tito, e non vedevamo l'ora di ritornare a casa, perché avevamo bisogno, come dire, della vicinanza dei nostri tifosi, di sentirci a casa. E finalmente l'altro giorno abbiamo avuto l'ok per poter disputare gli allenamenti, adesso lunedì arriverà l'ok per poter disputare le partite di campionato allo stadio Curcio di Picerno, quindi la soddisfazione è veramente tanta. Adesso abbiamo a disposizione il nostro stadio che, ripeto, è stato completato per quanto riguarda il manto erboso, necessita ancora di completamento dei lavori per quanto riguarda la struttura degli spalti e il posizionamento delle torri faro, e poi dopo penso che per fine maggio sarà completamente disponibile e quindi potrà essere anche aperto al pubblico, se ovviamente le restrizioni per l'emergenza sanitaria lo permetteranno. Certo, poi è un gioiellino proprio per la Basilicata in generale, oltre che per la squadra. A proposito del Picerno, attualmente terzo in classifica dietro a Taranto e Casarano, ci credete al sogno di promozione o meglio tenere i piedi per terra? Noi siamo partiti quest'anno per fare qualcosa di positivo dopo le vicende ormai note, e ovviamente vogliamo continuare il percorso che abbiamo intrapreso da settembre in poi. Purtroppo siamo stati noi gli artefici un po' del nostro destino. Abbiamo perso un po' di punti con le squadre di bassa classifica e diciamo di questo siamo un po' rammaricati, però adesso nell'ultimo periodo la squadra ha ottenuto 3 vittorie consecutive contro 3 formazioni importanti, che ovviamente anche loro costruite per puntare a fare un campionato di vertice. Quindi niente, dobbiamo tenere i piedi per terra, continuare a pensare a noi stessi senza guardare la classifica, e poi l'ultima giornata vedremo dove siamo arrivati. Ovviamente il nostro obiettivo, ripeto, è quello di puntare a fare bene. Non so se riusciremo ad arrivare primi, noi ci proveremo fino all'ultima giornata. Adesso avremo un'arma in più, che è quella, come abbiamo detto poco fa, dello stadio Curcio, che ci permetterà di disputare le partite in casa presso il nostro stadio, quindi sicuramente avremo un'ulteriore arma in più. Ci sono ancora tante partite da disputare, ci sono tante difficoltà da superare, tanti scontri diretti, quindi non sarà facile, però noi, ripeto, puntiamo a fare bene, poi l'ultima giornata vedremo la classifica cosa ci dirà. Direttore, lei all'inizio della stagione ha preso la direzione della squadra dopo appunto le vicende ormai note, la squalifica dell'ex direttore Mitro, ha dovuto così ricostruire una squadra in poco tempo, perché immagino non sia stato semplice. Quali sono state per lei le maggiori difficoltà?
Le difficoltà sono state ovviamente il poco tempo a disposizione, perché a noi il Tribunale federale ha decretato la retrocessione l'11 di settembre e il 27 settembre ci hanno messo in calendario la prima partita di campionato contro il Taranto, e quindi in soli 15 giorni ho dovuto rifare una squadra, perché io avevo preparato, avevo allestito una squadra che doveva disputare il campionato di Serie C. Poi dopo la retrocessione ovviamente la maggior parte dei calciatori da me individuati e contrattualizzati hanno lasciato Picerno per andare in altre squadre e sono rimasti in Serie C. Quindi in soli pochi giorni dove ho dovuto comunque rifare completamente la squadra, perché di tutti quegli elementi me ne erano rimasti sei. Poi avevamo un problema grosso da affrontare, che era quello dell'individuazione di calciatori under, perché ovviamente, come sapete, il campionato di Serie D ha l'obbligo, cioè nelle gare di campionato di Serie D c'è l'obbligo di far giocare 4 under per ogni partita, e noi under in formazione non ne avevamo, e quindi il poco tempo a disposizione mi ha messo veramente grandi difficoltà nell'individuare e nel contrattualizzare questi calciatori. La scelta del nuovo allenatore, la creazione di questo nuovo gruppo, l'individuazione dello stadio dove giocare, quindi le difficoltà veramente sono state tante, però grazie a Dio sono riuscito anche in collaborazione e grazie alla disponibilità del presidente siamo riusciti a mettere su una formazione importante, un gruppo importante che ci sta dando in questo momento delle soddisfazioni. Una domanda, direttore, anche di carattere personale. Lei ha raccontato delle difficoltà, ma è arrivato a Picerno dopo un lungo percorso lavorativo, perché prima di arrivare in Basilicata, nel Picerno, lei è stato alla Fidelisandri, al Taranto, la San Benedettese, Chieti, Lumezzane, Regina e Monopoli. Io allora le chiedo qual è la squadra che le è rimasta più nel cuore in base alla sua esperienza. Io ormai nei miei 20 anni di professione in questo campo ho fatto sempre calcio professionistico, ho avuto la fortuna sempre di lavorare per società importanti. Per me le squadre sono tutte importanti. Ovviamente io, essendo di origini, sono nato ad Andria, quindi la mia squadra del cuore resta la Fidelisandria, per la quale io ho avuto, come dire, l'onore di poter lavorare per tanti anni. Poi dopo, ovviamente, essendo un professionista del settore, ho lavorato per altre società importanti come la Regina, come il Brescia, il Taranto. Per me ogni squadra è importante. Io oggi sono a Picerno e per me il Picerno è come se fosse per me lavorare nella Juve, perché veramente amo questo lavoro e mi dedico pienamente diciamo alla mia attività, e per me tutte le società sono importanti perché mi danno la possibilità di poter fare ciò che più mi piace. E quindi non c'è una squadra in particolar modo a cui sono affezionato alla Fidelisandria perché è la squadra della mia città e sono tifoso. Direttore, per concludere, abbiamo parlato un po' della sua esperienza che al momento culmina con questa direzione generale alla Z Picerno. Sono tanti i tifosi del Picerno che ci seguono. Cosa si sente di dire a tutti i tifosi del Picerno che sono in ascolto? Ai tifosi del Picerno io gli dico di starci vicino, perché quello che è capitato al Picerno Calcio e a tutta la comunità di Picerno non è stato bello. Quindi adesso dobbiamo ripartire, siamo ripartiti dal 12 settembre, siamo ripartiti. Il presidente, dobbiamo ringraziare il presidente per i grandi sacrifici e per il grande impegno economico che mostra nei confronti di questa società e di questa comunità. Anche i lavori allo stadio sono stati in parte finanziati, in una parte molto importante sono stati finanziati dal presidente, quindi è una persona che ci tiene tantissimo a Picerno e ai picernesi. Ai tifosi del Picerno, ripeto, gli chiedo di stare vicino, di sostenerci sempre,
gli vogliamo regalare grandi soddisfazioni. Abbiamo iniziato un nuovo percorso improntato, come dire, sul rispetto assoluto delle regole, però ovviamente vogliamo cercare di dare a questa società un nuovo corso. Ho chiesto al presidente di poter lavorare in una certa maniera per dare, come dire, anche una sostenibilità differente a questa società, e quindi gli dobbiamo dare anche un'organizzazione gestionale differente rispetto a quella che c'è stata negli anni passati. Questa società ha bisogno anche di qualche figura in più oltre me, figure professionali che si occupino dalla mattina alla sera del Picerno Calcio. Questo è quello che vogliamo fare, vogliamo dare delle soddisfazioni ai tifosi dopo quello che hanno subito. Noi lavoriamo quasi 24 ore al giorno per il Picerno e per raggiungere degli obiettivi importanti. Solo che per raggiungere gli obiettivi importanti c'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno di tanto lavoro e di tanti sacrifici. Però io sono sempre convinto che il lavoro porta sempre degli ottimi risultati. Quindi i tifosi ci devono solo continuare a sostenere, a stare vicino, a manifestarci il loro affetto, e noi li ricambieremo con raggiungimento di obiettivi importanti. Direttore, è stato un piacere averla ospite nel 360 Sport di Radio Potenza Centrale. Io personalmente e tutto lo staff di Radio Potenza Centrale le auguriamo tutto il meglio a livello personale e professionale, e quindi anche forza a Z Picerno. Grazie per l'ospitalità, è stato un piacere anche per me condividere questo tempo con voi. Fatto piacere, la vostra radio la ascolto spesso quando sono in auto nei miei viaggi nella Basilicata, quindi è veramente stato un piacere enorme trascorrere questi minuti con voi. Grazie direttore, un abbraccio e buon fine settimana. Grazie anche a voi, buona serata.